Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Siamo Paola e Assunta e oggi mia mamma vi fa la ricetta di... Tramezzini di carne. Allora, gli ingredienti sono... Ingredienti: 500 g di carne, 50 g di parmigiano, un uovo. 90 grammi di mortadella, 90 grammi di formaggio scamorza, un uovo, Prendi pepe quanto basta e sale quanto basta e 2 o 3 cucchiai di pesto. letto. Ok. Allora, adesso impasto la carne, metto il sale. Il pepe, l'uovo, Gli ingredienti, come sempre, poi li trovate anche nel link in descrizione. l'uovo e il formaggio. Ci vuole anche un po' di prezzemolo, ma sono andata a vedere nella dispensa, non ne ho. Sono dimenticato il prezzemolo. Possono mettere tutti i tipi di formaggio, adesso che mi viene in mente, o per forza il parmigiano. Oppure il pecorino, A gusto. oppure mischiato parmigiano e pecorino, va così. Si impasta bene, bene, bene. È una ricetta veloce. Questa la faceva mia mamma. Ci metteva o il prosciutto, il salame, quello che uno voleva, un po' della scamorza, la mozzarella per pizza. Invece del pesto? Beh, No, veramente il pesto ce l'ho messo io. eh. Ah, ok, un'aggiunta in più. Quindi volendo possono anche non mettere il pesto. Sì, se non piace non lo metto. Si spende qua. Si spende bene, bene. Essere troppo adesso, né sottile sottile né troppo spesso. Si mette la mortadella. E poi si mette su.
pesto ci va giusto giusto per che ce ne vuole tanto. Questo l'ha messo un po' in frigo. Adesso si taglia a spicchio. Proprio come dei tramezzini. Sa giusto un po' perché poi si tendono ad aprire. Hanno detto che poi dopo si mette un po' di farina. Frigo. Quante calorie per persona? Non ho guardato, non lo so. Devo fare il calcolo Lo scriviamo dopo, casomai nella descrizione dove trovate tutti gli ingredienti, vi scriviamo anche le calorie. Allora, la farina deve Non deve essere tanta, quanto basta per appena appena infarinare la carne. Sentite l'olio che abbiamo messo a scaldare. Ci vuole un po' di farina perché sennò la carne non viene. Se avete come sempre qualche ricetta in particolare che volete che vi mostriamo, chiedetecelo pure che noi cercheremo di accontentarvi. E poi, non so, in questi giorni, forse già domani o comunque in questi giorni facciamo anche la zuppa quella di cavolo nero e ceci, Con così. i fagioli stavolta. Ah, con i fagioli, così vi facciamo vedere comunque come fare per rendere il cavolo nero un attimino più morbido. Così accontentiamo anche una richiesta.
Ecco qua, questo è l'ultimo. Ovviamente, come sempre, poi se volete chiedere qualche modifica o qualche passaggio che comunque non avete capito, tranquillamente poi vi rispondiamo, perché a noi fa sempre molto molto piacere comunque leggere i commenti. Adesso l'olio è caldo e comincio Posso? a mettere dentro. Quanto tempo di cottura ci vuole? Il tempo che si dora? Sì, una decina di minuti. Una decina di minuti. Forse anche meno. Sembra che si fa bello e croccante. Così è come quella lì, come devono diventare sopra. Stavo pensando, nel frattempo ne parlavo con mia mamma, che magari se riesco a trovare il sistema, perché so che noi abbiamo pochi iscritti ancora, però so che tramite forse StreamYard o tramite le webcam, volendo, si possono fare le live anche se comunque hai pochi iscritti. Quindi magari si può fare direttamente la ricetta passo dopo passo. Ovviamente nel caso, se vi fa piacere, non faremo ricette lunghissime in cui comunque magari ci vuole mezz'ora, 40 minuti, ma ricette veloci, facili, gustose e leggere magari si può fare. Quindi se vi fa piacere fateci sapere, e se mia mamma se la sente si può anche fare come cosa. Ovviamente un giorno in cui non c'è Mario, perché sennò diventa un disastro. Mario poi vuole cucinare anche lui, e Mario piace un sacco cucinare con la nonna. No, questo è il risultato finale. Vicino. Vicino ci potete mettere o le patate bollite, l'insalata, o i pomodori, o il purè di patate. Io le ho fatto piccoline, ma voi li potete fare i triangoli più grandi. Faccio vedere bene. Noi come sempre vi ringraziamo per aver visto il video. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se non volete perdere nessuna di queste prelibatezze o nessuna delle nuove chicche che stanno arrivando, e ho trovato delle bellissime chicche per risparmiare, iscrivetevi, commentate, condividete, metteteci un bel like e ci vediamo alla prossima ricetta o spesa. Un bacione a tutti e grazie mille a tutti gli iscritti e ai nuovi iscritti. Ciao ciao!